darei la parola all'assessore Stanari per la sua relazione. Prego, assessore Stanari. Grazie, assessore Pazzi. Sì, innanzitutto vorrei riferire, senza soffermarmi come ogni volta sulla ripartizione dei tre ambiti dei servizi sociali, perché sicuramente conoscete abbastanza bene la relazione legata al servizio, perché il nostro rendiconto è rappresentato dal piano locale unitario dei servizi alla persona. I servizi, diciamo, che sui quali mi soffermerò oggi sono sostanzialmente tre. Il servizio che è legato al primo ambito, che riguarda tutto quello che è legato all'infanzia e all'adolescenza e alle famiglie con minori. Il nido di infanzia, i servizi socioeducativi in contesto domiciliare, mamma accogliente, l'educatore familiare. Su questo mi soffermo perché ho il piacere di informare il Consiglio che è stato avviato il bando per la selezione di 5 mamme accoglienti ed è stato avviato tutto il discorso legato alla formazione. Quindi da settembre verranno avviati nuovi 5 nidi in contesto familiare che consentiranno a questa amministrazione, a questo comune, di poter usufruire di circa altri 20 posti all'interno di un contesto familiare che però è sempre legato al nido di infanzia. Per nido sapete che mi riferisco ai minori in età compresa tra i 0, 30, 0 e 36 mesi. E diciamo che questa era una forte carenza di questo comune, in quanto effettivamente il fabbisogno ormai supera di gran lunga la disponibilità di posti all'interno dell'asilo nido, che è sempre di 56. Questo ci consente di avviare come primo comune della Sardegna, perché è vero il primo comune in Sardegna che sperimenta questa nuova formula che nel resto d'Italia, soprattutto nel nord Italia, ha già preso fortemente piede. Proprio per questo motivo ci siamo rivolti a un'associazione che si chiama Happy Child, è un'associazione che si occupa proprio della formazione delle mamme accoglienti e ha messo a disposizione dei formatori, abbiamo già avviato tutto il percorso e diciamo che anche dal punto di vista territoriale abbiamo una copertura discreta perché dei nidi familiari verranno aperti anche nell'Arno e questo sicuramente è un primo passo per la soluzione di questo problema. Altrettanto importante sempre nel discorso legato all'aiuto proprio che viene dato ai minori e alle famiglie e sul percorso avviato dalla Regione Sardegna per quanto riguarda ore preziose. Ore preziose non è altro che la possibilità che viene data alle famiglie che invece non hanno la possibilità di mandare i loro minori all'asilo nido comunale e che quindi usufruiscono di altre strutture private, di poter avere un contributo su quello che sono effettivamente le rette sostenute durante l'anno. Consistente il contributo che il Comune di Anghero ha avuto quest'anno, perché si tratta di 239.600 euro, che sono stati ripartiti su un discreto numero di famiglie. L'incontro è lo spazio gioco che è aperto alla Pietraia, che sta funzionando abbastanza bene durante il periodo invernale, ma funzionerà ancora meglio durante il periodo estivo, perché diciamo che è aperto 3 giorni alla settimana. Un'altra cosa importante che abbiamo fatto in quello spazio è durante quest'anno assegnarlo all'associazione Pensiero Felice, che è l'associazione che, come voi tutti sapete, si occupa della disabilità, accoglie e raccoglie le numerose famiglie degli Anghero che hanno disabili a carico, e abbiamo creato proprio uno spazio importante all'interno del quale i disabili si possono incontrare e svolgere delle attività socio-ricreative. Sempre nell'ambito della disabilità, anche quest'anno verrà attivato il servizio di animazione estivo, spiaggia e attrezzata ovviamente per poter accogliere le persone disabili, per poter dedicare proprio a queste persone attraverso la cooperativa che si aggiudicherà la gara, la possibilità di essere trasportati in spiaggia e di poter svolgere anche lì delle attività socio-ricreative. Lo stesso servizio verrà riattivato per i minori, già per il terzo anno consecutivo. L'anno scorso hanno usufruito circa 250 bambini, prevediamo che anche quest'anno le richieste siano così numerose
Questo è un servizio molto importante perché consente al servizio sociale di entrare direttamente in contatto anche con famiglie che hanno oggettive difficoltà, non solo economiche, ma proprio difficoltà a livello di integrazione di minori, e questo diciamo che avvicina molto il servizio e gli assistenti sociali alla realtà familiari. È importante anche il progetto d'archivio, anche un progetto del Pro Sardegna che è stato interamente finanziato dalla Regione Sardegna con una co-partecipazione da parte del Comune per circa 266.000 euro, riguarda l'inserimento lavorativo di quei minori a rischio, ma soprattutto di quei minori che sono già sottoposti a restrizioni da parte dell'autorità giudiziaria. Diciamo che questo è un fenomeno che davvero purtroppo ultimamente si è sviluppato in maniera discreta, e quindi il servizio ha ritenuto opportuno creare un progetto ad hoc che possa prendere in considerazione la possibilità di reinserire questi giovani e minori all'interno diciamo della formazione lavorativa, proprio per recuperarli completamente, e laddove questo fosse possibile anche attraverso la formazione invece direttamente scolastica che viene ripresa. Poi per quanto riguarda invece il secondo ambito, perché qua ci siamo soffermati sul primo ambito, tutto quello che riguarda le politiche di affiancamento e di sostegno alle famiglie, diciamo che la cosa più importante all'interno dell'ambito è sicuramente il servizio affidi, perché vi devo dire che quest'anno sono 41 in totale i minori che sono affidati dal servizio sociale, quindi il numero sta discretamente crescendo. Di questi minori 17 sono affidi intrafamiliari, 9 sono affidi eterofamiliari e 14 affidi in comunità, un solo affido al servizio sociale. Il Comune sta facendo un'operazione molto importante nel reperire delle famiglie risorse, perché ritiene che sia fattibile reinserire questi bambini attraverso proprio l'affetto che i genitori, anche se in maniera temporanea, possono offrire, rieducando proprio i minori agli affetti principalmente familiari. Per questo motivo abbiamo avviato anche tutto un discorso che è legato a quelle che sono le possibilità per le famiglie di avere ovviamente delle attività di affido, rivisitando anche il capitolo, proprio perché è sicuramente importante incentivare complessivamente questo genere di attività, che sia dal punto, punto di vista affettivo, ma soprattutto dal punto di vista proprio della rieducazione, riguardo alla rieducazione affettiva. Per quanto riguarda invece gli interventi di supporto alle responsabilità genitoriali e familiari, sapete che quest'anno, dal 2009, la Regione Sardegna ha avviato una nuova normativa che è denominata delle estreme povertà. È importante dire che l'amministrazione quest'anno ha raggiunto e raccolto 704 domande. I numeri parlano da soli, significa che comunque a livello di disagio, nonostante la forte presenza dell'amministrazione, diciamo che soprattutto raccogliere 704 domande che sono di famiglie che vivono sotto la soglia di 4.500 euro annui, significa che insomma, una particolare attenzione va prestata, così come l'amministrazione sta facendo, devolvendo sempre maggiori risorse di bilancio al servizio sociale. E dal punto di vista dell'intervento, le interventi sulle porte estreme si dividevano in tre linee di indirizzo. La prima, che riguardava proprio la possibilità di avere un contributo economico propriamente detto generico, abbiamo raccolto 414 domande. La linea di intervento 2, che riguardava invece degli interventi specifici sui bisogni primari, quindi legato al discorso legato agli affitti, quindi ai cambi di locazione piuttosto che alla luce elettrica, all'energia elettrica e quant'altro, abbiamo raccolto 125 domande. E una terza linea di intervento, che è denominata del servizio civico comunale, che riguardava proprio la possibilità invece per quelle persone che, pur avendo abilità al lavoro, non riescono a entrare all'interno del sistema lavorativo, e quindi si sono messi a disposizione tutti i settori dell'amministrazione per poter proprio rieducare persone che sono tanti anni fuori dal mercato del lavoro ad avere la sensazione che questa amministrazione non è
elargisce dei contributi a pioggia, ma che diciamo riprende necessariamente le realtà singole per rieducare la condizione lavorativa. Abbiamo raccolto 165 domande. Per quanto riguarda, diciamo, quest'anno è pronta la linea di intervento 3, sarà pronta a giorni anche la linea di intervento 2 e anche la linea di intervento 1. C'è stato un po' di ritardo, questo lo riconosco da parte del servizio, purtroppo non aspettavamo, diciamo, questa pioggia di domande. Fra l'altro, nel corso di quest'anno, proprio perché è previsto anche dalla normativa regionale, diciamo che chi ha usufruito negli anni precedenti di tale contributo va in fondo alla graduatoria. Quindi diciamo che tutte queste nuove domande, anche le persone che sono in graduatoria per prime, sono nuovi accessi al servizio sociale, dei quali dobbiamo tenere ovviamente maggiore considerazione, considerato che dobbiamo proprio rifare un po' l'indagine. Per quanto riguarda invece il terzo ambito, che riguarda, diciamo, gli anziani disabili e soprattutto gli anziani legati alla casa di riposo, ci sono residenze di anziani. Come sapete, nel corso dell'anno 2010 le prestazioni contrattuali sono state gestite dalla cooperativa KCS Carigi Verdi Bergamo. Era in corso la gara d'appalto sulla quale ci sono ancora delle fasi da espletare, dovrebbe essere una nuova ditta ad essere aggiudicata, anche se è corso il ricorso, quindi ovviamente dobbiamo attendere, dovrebbe essere a giorni il TAR a dare indicazioni più precise, perché stiamo attendendo una decisione del TAR prima di aggiudicare definitivamente la gara. Il centro residenziale anziani oggi ospita 91 anziani. Quest'anno siamo riusciti ad ottenere il contributo da parte della ASL di 10,40 euro per quei ricoveri che sono ricoveri di persone non autosufficienti, e questo contributo totale è intorno ai 138.000 euro. Sono stati portati avanti lavori di ristrutturazione del centro molto importanti, riguardanti sia l'impianto elettrico di illuminazione, l'impianto idrico, l'impianto di segnalazione di fumi e quant'altro, insomma si è reso indispensabile per poter avere quello che è il certificato di buon funzionamento della struttura. Grazie.